Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati nuovamente. È venerdì, il famoso venerdì dello spirito. Che dire, l'abbiamo ribattezzato così perché lo spirito è tutto. Siamo noi, è tutto quello che ci circonda ed è anche tutto ciò di cui trattiamo. Lo spirito prende tutto quel ventaglio di tematiche di cui parliamo ogni venerdì a Saravero, dall'ufologia appunto alla spiritualità, all'archeologia misteriosa e stasera tratteremo proprio di questo andando a scavare alle radici della società, di questo mondo che conosciamo così com'è, ma che in realtà un tempo così non era. E lo faremo assieme a un grande ritorno, la mia cara amica, grandissima ospite, scrittrice, poetessa, giornalista, Mirella Santamato. Ciao Mirella! Ciao, ciao, ciao caro, ben trovato. Sono felice di essere qui con voi. E noi siamo felici di averti qui con noi, assolutamente. Ringraziamo tutti i fedelissimi di Saravero che tutte le settimane ci seguono e ci danno un grande affetto. In primo luogo vorrei ringraziare Maura Cocchi che in questa settimana ci ha mandato un messaggio meraviglioso di una sua esperienza legata appunto a temi misterici di cui tutte le settimane trattiamo. E ricordiamo il modo di mettersi in contatto con noi proprio come ha fatto Maura, diretta Facebook, diretta YouTube e lo streaming sul sito www.tvbstudio85.it e il numero WhatsApp 346 1077 159. Come detto, questa sera andremo a scavare nelle radici più profonde del nostro io, perché la società appunto siamo noi. E cosa scopriamo? Scopriamo che all'inizio dei tempi, vero cara Mirella, c'è stata una trappola invisibile. Sì, siamo tutti intrappolati in realtà in questa antica storia che è cominciata completamente diversa da quella che ci raccontano oggi. La trappola è millenaria, oggi sta rivelando il suo lato più oscuro, più violento, più crudele in quest'ultimo anno, anno e mezzo, diciamo, ma la trappola è veramente molto antica. Infatti, diciamo che la società che noi conosciamo, così come la vediamo noi oggi, ha due attori principali, che sono l'uomo e la donna, e da lì non si scappa, perché quella famosa unione femminile e maschile crea la vita. E lì quindi un meccanismo di dominazione che poi fu instaurato attraverso vari step. Io nel libro parlo dei tanti passaggi che l'umanità ha fatto per arrivare poi a questo punto drammatico in cui siamo oggi. Io quando scrissi questo libro non avevo idea che in modo così repentino si sarebbe poi avverata questa, si sarebbe chiusa in realtà la trappola che io avevo già visto anni e anni fa, perché ebbe l'intuizione, perché chi ricorda la puntata precedente, ebbe l'intuizione dopo quell'esperienza terribile in cui incontrai, diciamo, le forze oscure del male del deep state americano, dopo la cosa delle due torri, l'avvento della caduta delle due torri che stravolse il mondo, io dissi: ma che cosa c'è sotto tutto questo? Cosa sta avvenendo? Perché il mondo è così malato? E lì ebbi un aiuto, sempre come ho raccontato la volta scorsa, un aiuto dalle forze dello spirito che mi dettero la chiave. E questa è una chiave incredibile, anche semplice se vogliamo, però estremamente non vista, è proprio invisibile. Ecco Allora, perché l'ho raccontata. non anticipiamo subito tutto perché ci dobbiamo arrivare passo passo e i nostri amici a casa devono appunto capire piano piano come si è arrivati a tutto ciò. Innanzitutto chiedo alla regia di far vedere la copertina del libro, la trappola invisibile. E cominciamo col dire che noi oggi, appunto, come hai detto tu, Mirella, noi abbiamo un problema. Cioè che fra le persone, fra gli esseri umani, c'è una sorta di diffidenza. Quando non si conosce qualcuno, si tende ad immaginare un qualcuno di cui inizialmente non ci si può fidare. Per
Bisogna quindi conoscere prima questa persona sconosciuta e creare la cosiddetta confidenza. Io quindi mi chiedo e chiedo a te, Mirella, perché capita a tutti, perché non ci fidiamo subito l'uno dell'altro? Perché non riusciamo a volerci bene da subito, a parte chiaramente i sorrisi di circostanza fra le persone? Perché siamo purtroppo malati. La nostra anima è malata di una incapacità d'amore. Quando tu hai fatto vedere questa immagine con cui io spesso inizio i miei corsi, faccio vedere proprio la spaccatura, la divisione. Ognuno di loro pensa di essere innamorato, pensa di amare, di avere fiducia, e in realtà non è così, perché il meccanismo che ha creato e ha forgiato le nostre menti è rovesciato. E un tipo di persona pensa in un modo e un tipo di persona pensa in un altro. E qui nasce la sfiducia, la paura anche dell'altro, perché potrebbe farci del male. Perché? Perché non siamo più in grado di creare amore, di creare quella sintonia che poi crea la vita. E spesso appunto anche i rapporti umani sono non solo sessualmente stupri, ma lo sono anche psicologicamente. Noi non è detto che veniamo solo stuprati nel corpo, possiamo anche essere stuprati per esempio nella fiducia, nel dare confidenza a una persona e poi quella persona ci tradisce. Quello è uno stupro, è qualcosa di violento che avviene. E che quindi noi impariamo a diffidare. E qui è la trappola, perché la trappola è quel meccanismo che impedisce l'amore. Ed è un meccanismo millenario instaurato nell'umanità da circa 6.000 anni. Gli storici lo chiamano patriarcato, ma in realtà non è un patriarcato vero e proprio. Entrambi i sessi collaborano al meccanismo. Non è vero che solo gli uomini che dominano sulle donne, non è così. La visione, anche questa, è distorta, intrappolata. Questa visione del patriarcato come l'unico male della società è sbagliata. Diciamo che entrambe le persone hanno collaborato per la loro ignoranza, per la loro anche incapacità a vedere le cose, hanno collaborato affinché il mondo sia così com'è oggi, cioè pieno di diffidenza, pieno di disamore, pieno di odio e anche di divisioni spaventose. E diciamo che questo disamore, questa sfiducia, questa diffidenza, questi tradimenti, no, che spesso viviamo, vengono anche da piccoli gesti, da dettagli non curati, sia da noi in prima persona magari che dall'altra persona, proprio perché non si sta attenti alla giornata che ha passato l'altro e allora ci può essere un rimanerci male, e da lì si cresce, da quella sofferenza. Fa più male a volte un dettaglio rispetto a un tradimento colossale. Quindi noi viviamo questa dualità e con questi corpi rappresentiamo ciò che la divisione crea. E già Platone, nel suo Simposio, cominciamo ad andare indietro, ci definì esseri già uniti e perfetti che poi furono divisi in maschio e femmina. Ma le tue ricerche, cara Mirella, ci indicano che il passaggio di divisione fu sfumato, E proprio per far sì che certo, non si vedesse. perché non si doveva vedere, è stato lungo i millenni. Allora, se tu fai vedere la seconda immagine, vediamo come nell'antichità Allora, le intanto, divinità, ecco, ecco, no, prima era l'altra, sì, questa l'ho aggiunta io proprio per l'hai far aggiunta tu, hai vedere fatto l'iconografia. L'iconografia uguale l'iconografia dappertutto. classica della Dea, della Madonna, eccetera. Ah, ecco, questa è prima di quelle che tu hai fatto vedere. Esatto, E qui sì. vediamo la grande madre, la dea, la Ghea, come la vogliamo definire, con due bambini in braccio. Come giusto che sia, perché l'umanità è femmina e maschio e le donne partoriscono sia fe le femmine che i maschi. A un certo punto della storia, qualcosa cominciò a incrinarsi, questo equilibrio meraviglioso che portava le persone a fidarsi, che portava le persone a stare bene, la famosa età dell'oro di cui parla Esiodo, cominciò a, diciamo,
essere distorta. La distorsione della storia ha origini antiche. E come è stata distorta? Tagliando l'umanità in due, come dice anche Platone, e quindi togliendo praticamente dal grembo della madre la parte femminile. Dopo un certo periodo di tempo, stiamo parlando circa di 4.000 anni fa, l'iconografia classica della dea cominciò a essere rigorosamente con un solo figlio maschio in grembo. La figlia femmina fu cancellata dalla storia e questo creò il primo squilibrio gravissimo, il primo squilibrio che poi portò. Avete presente come una valanga che nasce da un piccolo sasso e poi man mano scende sulla montagna e si accumula, accumula tanti sassi fino a diventare una valanga e a valle c'è la distruzione totale. Oggi siamo a valle, in questi anni stiamo vivendo proprio la valanga, ma questo piccolo sassolino, cominciato migliaia di anni fa, si è annidato nella mente umana. E qui sono cominciati i guai, sono cominciati la mancanza d'amore, è cominciato la diffidenza, l'odio e tutto quello che ne consegue. Ma gli antichi erano piuttosto liberi da questo, avevano sicuramente delle difficoltà più che altro materiali, nel senso che non avevano tecnologie avanzate, quindi dovevano procurarsi tutto con la forza delle braccia, diciamo, quindi avevano meno risorse tecnologiche. Ma avevano sicuramente una vita molto più serena dal punto di vista umano. C'era molto più amore, addirittura c'era molto più piacere. Anzi, la ricerca del piacere era considerata la ricerca massima, la massima E ci espressione. arriviamo, cara Mirella. Vorrei solo fare un piccolo appunto archeologico per far capire bene ai nostri amici a casa come è avvenuta questa divisione. Se torniamo un attimo all'immagine 2, noi vediamo come l'iconografia classica, quella prima, Manu, scusami, noi vediamo come l'iconografia classica sia pressoché identica i maggiori culti probabilmente della storia umana, perché abbiamo Iside ed Horus, la Madonna col bambino, Mary e il piccolo Gesù, Yashoda e Krishna, e il figlio è sempre maschio. Rigorosamente maschio. Rigorosamente maschio. Dopodiché abbiamo appunto l'immagine di questa dea che tu ci hai mostrato, cioè Mater Matuta, che sarebbe un'antica divinità italica, dea dell'aurora, protettrice della vita e della fertilità. Questo culto era diffusissimo nell'Italia centrale e prima di approdare a Roma lo si conosce come Etrusco. Esatto. E qui nasce E il qui si problema. apre. Nasce il problema perché non si sa la vera origine etrusca, c'è ancora un bel mistero. Fenici, popoli del mare, Sciardana, Sardi, e quindi probabilmente Mater Matuta può arrivare ed essere parte di quell'arcaico Egitto prima ancora di Iside e Horus. Cosa ne pensi? Assolutamente sì, perché io sono convinta che gli Etruschi abbiano molte affinità, o se non lo stesso popolo, sardo. L'antica civiltà nuragica è incredibilmente antica. Noi siamo, nei nostri libri di storia, le narrazioni partono dall'Egitto, come se fosse questa la prima società ben organizzata di cui bisogna studiare. Ma la società egiziana è semplicemente la prima società patriarcale fondata su una società di tipo piramidale. Infatti, le piramidi sono i monumenti più famosi dell'Egitto, eccetera, eccetera, in cui Iside ha solo Horus nel grembo, mentre invece le più antiche civiltà che i nostri libri di storia non contemplano, ma che hanno, diciamo, vissuto queste civiltà antiche per migliaia e migliaia di anni, anzi molto di più di queste ultime, appartenevano a questi popoli che secondo me erano molto collegati, sia i sardi, poi divennero gli Etruschi, perché probabilmente alcune popolazioni sarde emigrarono nella terra più vicina, la terra più vicina è l'Etruria, di fronte alla Sardegna, e quindi con le loro navi
andarono in queste terre, tra l'altro molto fertili, e quindi impiantarono una civiltà che poi è lo specchio di quella sarda, di quell'antica nuragica, di cui noi sappiamo molto poco, purtroppo, e se noi fossimo più intelligenti, noi italiani, avremmo un tesoro da sfruttare dal punto di vista archeologico, in Sardegna, invece noi lo occultiamo. Addirittura non lo badiamo, ne sappiamo pochissimo, e quindi ecco che questa civiltà viene negletta, non viene più studiata, non viene neanche capita. Ultimamente solo qualcuno si è svegliato, ha cominciato a ipotizzare queste connessioni tra gli Etruschi e i Sardi, gli antichi Sardi. Ecco, infatti uno dei problemi più importanti di quello che è l'archeologia delle nostre parti, no? Cioè la compenetrazione, l'evoluzione delle società dall'Egitto alla Grecia antica, alla società ellenistica e poi a Roma con in mezzo tutto quell'insieme di popoli. Andiamo a vedere, sempre per dare un indizio agli amici a casa, l'immagine 2B e 2C, dove si vede una similarità di abbigliamento fra greci ed etruschi, nonostante le zone comunque sia di appartenenza siano differenti anche a livello di clima. E quindi che cosa succede dopo questa analisi, cara Mirella, che tu fai? Che la società cambia e ciò che era Sì, tra l'altro venerato. voglio fermare un attimo su questa immagine Sì. bellissima, se puoi rimetterla un attimo, su questi giovani che cantano. Esatto. Vedete la società com'era libera, com'era gioiosa. Vengono rappresentati non crocefissi trapanati o martiri, ma bensì la gioia della vita. Tutto era la cosa più importante, quindi degna di raffigurazione, era la gioia. Cosa che noi abbiamo completamente perso. Questo ci tenevo a dirlo. Sì, allora mi collego, guarda, perché potremmo anche parlare della libertà del corpo delle donne minoiche a Creta, se è per quello, Brava, così bravissima. gioiose. Ecco. Esatto, sessualmente estremamente attraenti. Sì. E quindi ciò che era venerato un tempo, il patriarcato lo distorce e qui inizia la vera e propria trappola invisibile. E qui andiamo con la prossima immagine, numero 3. Ecco. Oh, questo è un monumento sardo, si trova in Barbagia, che pochissimi conoscono ed è transennato, non si può visitare. E quando io mi sono informata, perché tramite amici sardi sono stata portata io, quindi io l'ho visto dal vivo, diciamo, mi hanno detto che non si poteva parlare di questo monumento. E nei libri classici, diciamo, viene definito semplicemente un acquedotto nuragico. Ora, che sia un acquedotto è vero perché c'è l'altra parte, diciamo, femminile, perché questa mi sembra evidente che sia una parte maschile. Vi ricordo che quegli alberi sono querce e che l'intero monumento è grande, è lungo quasi 1 chilometro. Ed è visibile solo dall'alto, come i monumenti di Nazca, come le immagini tracciate di Nazca. Quindi questa strana cosa che in Sardegna esiste, se fosse davvero studiata, se fosse davvero analizzata con gli occhi puliti di chi veramente vuole indagare, qui ci sarebbe da scrivere, da riscrivere la storia. Semplicemente perché si vede l'importanza del sesso, del piacere sessuale a cui venivano non solo fatti dei monumenti, ma addirittura lunghi chilometri per esaltare la gioia della vita. E questo è completamente perso nella nostra società di oggi. Perché noi siamo totalmente intrappolati in questi meccanismi di potere che ci devastano. Perché è stato intrappolato soprattutto il sesso? Perché è l'atto più libero che esista, è l'atto più creativo che esista, perché crea la vita, e quindi è un atto divino.
Se noi siamo consapevoli di quanto noi esseri umani siamo divini, ecco lì che il potere non può più esprimersi, non può più bloccarci, non ci può più intrappolare. Ecco quindi che era proprio il sesso che doveva essere considerato peccato, perché il peccato carnale, il vero peccato è stato messo proprio laddove c'era la più grande gioia, la più grande libertà. Ma rimettiamo un attimo, Manu, scusa l'immagine del sito sardo precedente, perché vorrei far notare agli amici a casa il dettaglio con cui questa rappresentazione è proprio ciò che rappresenta. Cioè, guardiamo l'estremità della parte sinistra nelle geometrie delle architetture, diciamo, circolari, che lasciano un'apertura. Cioè, è Sì, proprio quello, è ed è l'attributo proprio, non c'è maschile, Mira. dubbio, non c'è dubbio su questo, eppure l'archeologia ufficiale nega questa evidenza e dice che è un acquedotto nuragico ed è soprattutto bloccato, non si può visitare. E questo è stranissimo, tra l'altro hanno lasciato che tutte le querce, perché è dentro un querceto, tutte le querce cominciassero diciamo, a svilupparsi e quindi a coprire le antiche vestigia nuragiche. Tra l'altro, a 150-200 metri diciamo, dal glande, un po' più in alto, c'è una stessa struttura nuragica a forma di vagina con una polla sorgiva d'acqua purissima che sgorga dalla terra e nella posizione, diciamo, del clitoride e va a bagnare la punta del glande per caduta, perché essendo la parte femminile più in alto, per caduta l'acqua va giù. E questo ecco perché viene definito dai libri un acquedotto, ma secondo me è un simbolo molto più potente, è un simbolo sacro, è il simbolo dell'amore, è il simbolo della sessualità libera e questa è la forza degli umani, è la forza creatrice umana è sessuale, ecco perché proprio il sesso è stato demonizzato, è diventato diabolico, è diventato un peccato capitale, no? Ma io direi Un'inversione. che un tempo, oltre che il potere simbolico, la forza di tutto ciò, c'era anche un grande, tra virgolette, nella loro gioia, senso dell'umorismo per godere sia della potenza che dell'ironia di un'immagine di due siti così ravvicinati. Ecco, Esatto. e a questo punto ti faccio una domanda, cara Mirella, perché andando poi a toccare la mitologia, tu mi parli di un mito che sui libri canonici, anche quelli che trovi per ragazzini con dei bei disegni dipinti, eccetera, non c'è mai, perché tocca proprio questi tabù ed è il mito di Babuò ed il riso di Demetra. Ma raccontaci chi era questa Babuò. Allora, quando tu vai a studiare la storia non detta, incappi in queste magnifiche evidenze. Questa dea è una dea greca che si chiamava Baubò, con l'accento sulla O, e già faceva ridere questo nome, già il suono è abbastanza allegro e divertente, ed era una vagina parlante praticamente, era rappresentata senza testa e la sua testa era, diciamo, in mezzo alle gambe. E questa cosa faceva estremamente ridere i nostri antenati, e inoltre era dotata della cetra, quindi ballava e cantava, ed era, diciamo, talmente allegra, era la dea della gioia, del piacere sessuale, questa era la dea Baubò, che la dea Demetra, che chi conosce il mito sa, che Demetra è la grande dea, la grande madre, che aveva una figlia femmina, Proserpina, che viene presa in modo violento dal dio dell'inferno, degli inferi, da Ade, e viene costretta a delle nozze
in modo che debba rimanere sempre nelle zone infere. La madre disperata corre per tutto il mondo conosciuto, disperata alla ricerca della figlia, piangendo e urlando il nome della figlia. L'unica che riesce a farla ridere è proprio la piccola dea Baobo, la quale si mette a saltellare vicino alla grande dea e con il suo fare umoristico e gioioso riesce a strapparle un sorriso. Così che Demetra poi riesce ad andare da Zeus e chiede diciamo, che venga concesso a Proserpina di risalire dagli inferi e di tornare sulla terra. E qui è la primavera, cioè così si spiegavano la ciclicità delle stagioni, ed ecco che dall'inverno in cui la giovane bellissima Proserpina non c'era, ecco che tornava su e inondava il mondo di fiori e di bellezza. Quindi, insomma, Baobo era una dea molto importante nell'antichità. Ovviamente, quando la trappola patriarcale diventò sempre più stretta, chiaramente questa dea era da occultare, si doveva scomparire, e infatti sono stati praticamente distrutti tutte le statuette, sono rimaste tre in tutto il mondo, mentre invece era estremamente famosa durante l'antichità ed era un po' la compagna di Priapo, no? Erano gli dei sessuali. E a questo punto, cara Mirella, però abbiamo un'immagine successiva di cui ci devi spiegare il collegamento, perché... Allora, questa è in Sì? India, Sì? e questa è una dea indiana indù che si presenta appunto con la vagina aperta e con le gambe in situazione da partoriente. Queste gambe messe in questo modo erano considerate sacre, era anzi addirittura la posizione più sacra proprio perché era la posizione del parto. E quindi tutto ciò che assomigliava a questa immagine era considerato sacro, compresa la rana, per esempio, che ha le gambe, le zampe, diciamo, messe in questo stesso modo, quindi era considerata divina, la rana veniva adorata, e perché era appunto un'immagine della grande dea, e così venivano tracciate le linee dell'alfabeto. La M di mamma, se puoi rimettere un attimo l'immagine, la M di mamma non sono altro che le gambe della dea in posizione partoriente. Quindi la M, che è in tutto il mondo la prima sillaba che il bambino pronuncia, l'allazione del bambino è uguale in tutto il mondo. La M, vedete anche la nostra immagine della M maiuscola, è esattamente l'immagine della dea partoriente, ed è quindi l'immagine della mamma che diventa mamma in quanto partorisce. Ecco che questo diventa sacro. E quindi poi ecco il nome di Maria, di Miriam, di tutte le Madonne, di tutte le dee con la M, che diventarono sempre più famose, diciamo, diffuse nel mondo. Poi a un certo punto la Ma trappola diciamo si... anche, scusami Mirella, Prego. facciamo notare un altro dettaglio, che questa dea nell'immagine è aggrappata, quindi ai tempi per partorire si sfruttava la gravità Bravo, e non bravissimo. come adesso che c'è da spingere e soffrire come non mai, ecco. Controgravità, ma sai da che cosa deriva questo fatto terribile per le donne? Questa è un'altra trappola patriarcale. Siccome questa posizione, diciamo, che purtroppo ancora le donne oggi devono assumere per partorire, è a favore del medico o è a favore di chi deve vedere i genitali della donna che partorisce, cioè a favore del ginecologo.
A partire questa la ragione per cui la donna fu costretta a partorire in questo modo assolutamente innaturale ed estremamente doloroso per la donna fu il fatto che Luigi XIV obbligò la propria regina a partorire di fronte ai dignitari di corte per evitare i rumors, per evitare i pettegolezzi che dicevano che i figli del re venivano sostituiti perché non erano perfetti e quindi, oppure che se nasceva una femmina veniva sostituito immediatamente con un maschio. E questo, per evitare questo, obbligò la povera regina a partorire di fronte con diciamo, a gambe aperte, in un modo violento, orribile, devastante dal punto di vista psicologico e anche fisico, e quindi tutte le donne da quel momento in avanti furono costrette a partorire in questo modo, e ancora oggi è così. E questo è ancora il retaggio di questi antichi violenti modi di bloccare il femminile, di bloccare la vita. E quindi questa è un'altra di quelle trappole che ci portiamo dietro dal passato. E quindi sono tutti meccanismi mentali che sono drammatici, però ormai li diamo per scontati, il punto vero della trappola, ed è per quello che è invisibile, è che noi non ci pensiamo più. È ovvio che sia così, ci E sembra naturale. andiamo a vedere quanto questa trappola sia stata invisibile e come noi riteniamo, come per quotidiano o comunque assimilato, la sacralità di quella posizione e di quella M che abbiamo appena visto, perché con l'immagine successiva noi vediamo che. Ecco, bravo, vediamo come Ecco. i nostri bravi grafici, i nostri bravi pubblicitari abbiano sfruttato nella mente inconscia collettiva questo è sacro, questo è vita e questo è cibo perché è la mamma. E guardate cosa è diventato. Diciamo Vedete che a come mio sono qui? parere non sono stati solo i grafici, ma sono state forze superiori che hanno fatto sì che Sì, questo venisse sono sfruttato diciamo così. molto furbi, diciamo estremamente intelligenti. Ecco perché la trappola è difficile da vedere, proprio perché è estremamente intelligente e lavora con i simboli sottili. O tu conosci la storia, conosci i simboli che hanno portato in essere queste antiche storie, oppure tu subisci, anzi rimani affascinato. Perché? Perché nel tuo inconscio profondo, nel tuo cervello rettiliano, quello è buono, quello risulta la cosa più bella del mondo, cioè la vita stessa, la sacralità della vita, quindi è anche il cibo, perché la madre è anche cibo. Ecco che quindi quel simbolo, quella M, diventa sacra ed ecco quindi che l'inconscio ti fa andare lì. E andiamo ora a vedere come ci hanno fatto rendere buono tutto ciò che era sacro con la menzogna, con il silenzio, ma lo vedremo fra un minutino. State lì perché dobbiamo andare in pubblicità, state lì perché vedremo un'esplosione di misteri fra poco. State lì. Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro. In aggiunta, a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. Paca SRL, da oltre 50 anni, manufatti in gesso e stucchi creativi. Realizzazione esclusivamente artigianale, con il gesso proveniente dalle migliori cave italiane, arricchendo ogni ambiente per ogni esigenza. Da 70 anni a Bagnacavallo, Poggi SRL. Articoli per l'industria, agricoltura, olio-dinamica e trasmissioni cardaniche. Con centro montaggio tubi flessibili per olio-dinamica bassa, media e alta pressione. Riccione Ricambi. Ricambi d'accessori per la tua auto. Riccione Ricambi è anche partner Bosch. Vi aspettiamo in via Giulio Cesare 87A per ogni vostra esigenza.
Dottor Mario Schirinzi, studio odontoiatrico a Porretta Terme. Fondiamo la nostra professione sul rapporto medico-paziente per affrontare ogni trattamento nel modo più sereno possibile e con la massima qualità. SDC Sistemi di Coimbentazione. Dal 2014 sviluppiamo tecniche di isolamento termico ed acustico industriale e navale. La qualità del nostro staff ti garantirà qualità e competenza in ogni lavorazione. Vendi i tuoi gioielli da Sogni d'Oro. Eseguiamo l'acquisto di gioielli con stima delle pietre preziose di taglio pregio e di orologi di prestigio e in oro. Vienici a trovare per una quotazione dei tuoi articoli. ST Saldature. Da oltre 30 anni forniamo saldature, montaggi, prototipazione e piccole serie senza difetti, specializzati in saldature TIG e MIG per l'automotive, con ufficio tecnico per controllo qualità, possibilità di scansione 3D dei pezzi. Noi di Stosa Cucine realizziamo i tuoi sogni da oltre 50 anni. Creiamo prodotti che durino nel tempo, qualità certificata italiana con garanzia di 5 anni. Lasciati ispirare dalle nostre proposte, perché Stosa è molto più che una cucina. Stosa è esperienza autentica. Tile Outlet Ceramiche. Se stai scegliendo la ceramica per la tua casa, Tile Outlet Ceramiche. Competenza, affidabilità e servizio. Grazie alla pluriennale esperienza, Tile Outlet Ceramiche ti offre tutto alle migliori condizioni di mercato. Seguici su tileoutlet.it. Pizzeria Vanity, in via Fratelli Spazzoli 118, Forlì. Vieni da noi per gustarti un'ottima pizza fatta solo con ingredienti freschi e preparato tutto al momento. Non perderti la nostra pizza al metro o al mezzo metro. Contattaci 327-6170-523. Prenditi cura della tua auto con le nuove tecnologie presso l'autolavaggio fai da te Z-Wash Zanoni Carburanti. Ritira la tessera e iscriviti al sito. Usufruirai delle promozioni natalizie. Scopri tutte le novità. Chimico Cerchi, mussa attiva, cera profumata. Ben ritrovati cari amici, bentornati nuovamente a Saravero. Siamo qui con Mirella Santamato a scoprire un qualcosa che nell'arco di tutta la storia degli ultimi probabilmente 10.000 anni ci è stato nascosto. Ti risaluto, ciao Mirella. Ciao, ciao a voi. Allora Mirella, intanto ti salutano con affetto Serena Anderlini e Anna Raviglione. Grazie, grazie care. Poi ti salutano anche Nilde, ciao Nilde, ben ritrovata e ci guarda tutti i venerdì. E allora ripercorriamo un attimo, torniamo un attimino indietro dal nostro percorso, perché quello che vorrei far vedere ai nostri amici a casa ha veramente dello straordinario. E ripartiamo dall'immagine 5 per rimostrare quello che è la posizione sacra che Mirella ci ha spiegato e la forma della M legata alla locuzione dei bambini e a quello che sono i nomi più importanti, probabilmente femminili, della storia umana, come Maria, Miriam, la Madonna. Certo. E successivamente come il sistema ha traviato questa simbologia, facendola diventare un qualcosa di buono sotto i nostri occhi, lasciandoci incoscienti di tutto ciò. A questo punto io vorrei toccare un dettaglio che già toccammo agli albori di Saravero, ovvero la geometria sacra. E perché? Perché il creatore, con la sua creazione assolutamente perfetta, ci ha emanati, ci ha creati secondo una proporzione divina e appunto perfetta, che è la sezione aurea. E guardando questa carrellata di immagini, vai Manu, ecco, noi vediamo tutto ciò che noi conosciamo di noi stessi e non solo, perché anche gli animali, è tutto in geometria sacra, spirali auree e così via. Andiamo pure avanti, Manu, vediamo che c'è anche la successione di Fibonacci nella proporzione delle varie parti del nostro corpo. Ecco, Leonardo la conosceva benissimo. E noi oggi sappiamo che, essendo plasmati tramite questa armonia perfetta di forme, matematica, siamo anche inconsciamente attratti verso ciò che i nostri occhi vedono e corrisponde alla sacralità di queste forme e proporzioni. Cioè, siamo attratti, in parole povere, da ciò che siamo e dalle proporzioni di cui siamo fatti. E quindi cosa scopriamo? Andiamo a vedere.
eccolo lì che la sacralità del simbolo è stata degenerato tenendolo comunque nella sacralità della proporzione divina. E noi inconsciamente ne siamo attratti. È per questo che è efficace. Esattamente, ed è per questo che è diventata probabilmente un'azienda a livello globale. Ma se noi andiamo a esaminare, a fare una ricerca su queste simbologie, su tutto ciò da cui la massa è attratta, proprio per la sua proporzione, possiamo andare avanti con le immagini, noi vediamo che tutto ciò che è globalista è stato creato nei suoi minimi dettagli rispondendo a queste proporzioni auree, le quali, come detto, inconsciamente ci attirano. E certo, chi gioca con questi poteri ha praticamente, o meglio, ha avuto in mano il mondo. Certo, conosce i segreti, cioè queste immagini, soprattutto la mela di Apple, per esempio, una mela morsicata, è sicuramente la mela di Eva, la mela del peccato, no? La mela però dell'attrazione, perché tutto ciò che è peccato in qualche modo oscuramente è anche attrattivo. Ecco che il meccanismo dell'inconscio collettivo si attiva e la trappola scatta. E quando le persone che giostrano, che gestiscono tutte queste cose lo sanno, ecco che noi cadiamo come topolini nella trappola. Il punto è che possiamo saperlo anche noi. Noi possiamo liberarci solo se siamo in grado di vedere il meccanismo e di capire gli inganni che questo meccanismo, man mano, in modo capillare, in questi ultimi 6.000 anni, ha instillato nelle nostre teste. Noi siamo frutto di una massiccia manipolazione mentale. L'unico modo per uscirne è conoscerla, non c'è un altro modo. Ecco che il libro della trappola, letto poi oggi, è veramente profetico. A me, cara Mirella, piace dire, ma non lo dico io, lo dicono dei grandissimi ricercatori che spero di avere nelle prossime puntate di Sarà Vero, che tutto ciò è concesso dal cielo per far sì che il nostro risveglio sia tale e tutto ciò che è stato prima del nostro risveglio venga immagazzinato nella nostra memoria dell'acqua cellulare affinché si possa sempre crescere. Nulla è mai per il nostro male, ma tutto è per la nostra crescita. Tutto per il nostro bene, esatto. E anche il cosiddetto diavolo, il diavallo, il grande divisore, è in realtà un lucifero. La parola è bellissima, perché indica portatore di luce, lux fero, quindi è, diciamo, per chi sa vedere, grazie a queste conoscenze può capire. E quando una persona capisce non ha più paura, perché oggi come oggi questa trappola che si sta stringendo sempre di più è formata dalla paura, è formata da Thanatos, che è la divisione, la morte, ed è esattamente come dicevano i greci l'energia contraria a Eros. E infatti Eros viene considerato addirittura, non ci possiamo neanche più toccare, non ci possiamo neanche più abbracciare, cioè Eros è stato veramente messo al bando, e questo avrà ripercussioni gravissime sul nostro equilibrio mentale, a meno che lo sappiamo, la conoscenza ci può salvare, perché noi sappiamo e vediamo, e quindi siamo molto tranquilli che tutto ciò che sta avvenendo è giusto che avvenga. Andiamo ora con la prossima immagine, perché ci devi spiegare tante altre cose, cara Mirella, che questo è un po' l'emblema della divisione, ecco. Ed è la fissione nucleare. Ora, voi immaginate che questo è stato, diciamo, creato recentemente, poco più di 50 anni, di 70 anni fa, da dei fisici del progetto Manhattan, no? Che fecero la prima bomba H. Ma in realtà questa fissione che ha rotto
rotto. Pensate l'energia che si sprigiona semplicemente se si rompe l'atomo. E voi pensate che in realtà l'atomo della vita, gli atomi che componevano la vita, che compongono tutt'oggi la vita, sono l'uomo e la donna. Spaccare questa unione, che è un'unione divina, è un'unione creata dalla natura per creare altra vita, spaccare questo significa far esplodere una bomba. E questa bomba è un'esplosione lenta negli ultimi secoli, ma sta esplodendo sempre di più. Gli uomini e le donne sono sempre più lontani, l'amore è sempre più sconosciuto, addirittura considerato qualcosa di negativo, di peccaminoso, il sesso è considerato orribile, gli uomini odiano le donne e le donne odiano gli uomini, e gli uomini sono, gli esseri umani in generale, sono oggi ultimamente spinti a non avere neanche più il sesso, a essere transgender o addirittura senza sesso, senza una capacità fisica di creare la vita. La sterilità viene considerata, o l'astinenza viene considerata sacra, il che è esattamente contrario all'inno alla vita, è contrario totalmente alla vita. Ora, tutto questo si sta man mano manifestando in modo sempre più chiaro ultimamente, ed è quindi chiaro che la bomba è scoppiata. Questa bomba che ha, diciamo, il cui innesto è stato molti migliaia di anni fa, man mano oggi è completamente scoppiata. E sta scoppiando e continua a scoppiare in questi giorni, in questi anni. Quindi, per capire gli inganni, bisogna essere più furbi, più intelligenti del meccanismo stesso. E difatti, cara Mirella, noi lo vediamo praticamente tutti i giorni, quotidianamente, come questa finestra di Overton legata al transgender si faccia vedere anche in maniera prepotente sui palchi o sulle trasmissioni più di mainstream, da Sanremo a chi più ne ha più ne metta. È un'arma potente, proprio perché fanno sì che se tu parli il sistema si offenda. Certo, ma è giusto che sia così, perché non si deve avere un piacere pulito, un piacere elevato, un piacere nobile. Bisogna avere il piacere della trasgressione, il piacere della, diciamo, della, dell'ubriacatura, della, dell'orgia, anzi più di questo, finché ne vuoi, di sesso. Ce ne danno a fiumi, è che non ci danno amore. È l'amore che è tolto. Esattamente. Ed a proposito di amore e gioia, vorrei preparare i nostri amici a casa, perché la prossima immagine è veramente molto molto forte, ma anche molto molto sacra. Prego regia. Vai Mirella. Ecco, questo è un classico esempio di come funziona la trappola. La trappola funziona in modo molto subdolo, dicendo parole e creando frasi apparentemente inoppugnabili. La frase che sta sotto questa immagine è: la Vergine è pura. Nessuno di voi potrà mai dire che questa frase non sia corretta. La Vergine è pura, ed è pura in quanto non toccata da uomo. Ora, questa è addirittura alla Vergine sono state intitolate cattedrali, chiese, strade, monumenti, eccetera, cioè alla verginità, che è esattamente l'impossibilità di procreare, quindi l'impossibilità di avere Eros, anzi l'ignoranza, perché la verginità è semplicemente una donna che ignora cosa sia la sessualità. Quindi mettere sugli altari un'ignoranza è in realtà molto grave, ma non solo. Attenti alla frase che tutti consideriamo vera,
Ecco come funziona la trappola. La Vergine è pura e nessuno potrà dire che non è così. Pensate a questa scenetta in cui un bambino piccolo, un maschietto di 4-5 anni, entra in una chiesa e vede questa bellissima donna vestita di azzurro con le stelle, eccetera, eccetera, e dice alla sua mamma: "Mamma, mamma, ma chi è quella bella signora?" E la mamma gli dice: "Quella è la Vergine Maria." "Oh, è bellissima mamma, ma cosa vuol dire vergine?" Perché lui la parola Maria lo sa che è un nome, ma non conosce il significato della parola vergine. E al bambino la mamma dirà: "Ah, la vergine è pura, la vergine è una donna che non è mai stata toccata da un uomo, quindi è pura." Ora, il bambino, di fronte a questa frase, lui rimarrà scioccato, ma la immagazzina nel suo inconscio, perché non è in grado di accettare ciò che veramente veicola questa frase, e che cioè il fatto che lui, essendo maschio, con il suo corpo sporca una donna. Il suo solo essere maschio, non perché è cattivo, perché no, l'essere maschio già implica che lui è portatore di impurità. Questo per un bambino è insopportabile, quindi il bambino semplicemente farà una cosiddetta rimozione di questo concetto, se lo dimenticherà completamente, ma nel suo inconscio questa frase lavorerà in modo così terribile che quando arriverà alla pubertà, dove tutti gli ormoni cominceranno a diventare forti, eccetera, e sentirà attrazione per l'altro sesso, ecco che scatterà nella sua idea inconscia profonda che lui è portatore di sporcizia. Allora, due saranno le possibilità che adesso sto schematizzando ovviamente per far capire, poi ci sono tutte le sfumature dei più o meno delle persone singole, però giusto per far capire bene il meccanismo. Nella mente di questo ragazzo si svilupperanno due possibilità. Una, che siccome lui è portatore di sporcizia, è bene che non tocchi le donne, perché il suo solo tocco rende la donna non pura e quindi la sporca, quindi lui è cattivo, non deve farlo, e quindi tutti i vari complessi di inferiorità, le varie timidezze, eccetera, eccetera. Oppure avrà la reazione opposta, cioè: "Ah, sono io che la rendo impura? Ah, beh, allora tanto vale che io lo sia davvero quel cattivo che rende la donna impura." Ed ecco qui che arriva il macio, arriva diciamo, il teppista, lo stupratore, eccetera, eccetera. Hanno tutti origine questi comportamenti sbagliati, hanno tutti origine da quella prima frase che sembra così innocente, anzi, su cui si sono costruite intere chiese, intere fedi religiose, grandissime religioni, compresa l'islamica, che darà al maschio che muore per Allah le famose 72 vergini. Quindi vedete che la parola vergine, quanto è infida, quanto è una parola poco pulita in realtà, e quanto sia intrappolante. Questo è il sistema con cui la trappola re si rende invisibile. Questo è un esempio classico. Diciamo che la trappola, cara Mirella, gioca molto anche sull'ingenuità, serpeggia, è viscida. E in relazione a questo io ho preparato due slide che parlano proprio della mancanza di cuore di questa società. E una riguarda i nostri tempi, l'altra riguarda i tempi della Grecia antica, ma partiamo al contrario in questo momento, partiamo da quella che riguarda oggi. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico onore, ma la divisa di un altro colore. Ecco, a me fa venire i brividi questa canzone di Fabrizio De André,
e un piccolo tributo per lui, proprio per dire che l'evoluzione umana procede a piccoli passi facendo esperienza di tutte le sfumature della crescita. E quindi ho scelto questo verso proprio per rimanere sull'etimologia e sul significato delle parole, ovvero la divisa, ciò che divide, Ciò che divide, mentre esatto. l'uniforme di chi ci Ciò che controlla ci uniforme. uniforma. Passiamo Esatto, siamo tutti uguali, siamo tutti robotici. L'uomo ora alla ha. seconda immagine, la quale ci parla di una città che a livello storico tutti conoscono anche per via del cinema, la città greca di Sparta. Sparta divenne la città guerriera per eccellenza grazie al legislatore Licurgo, il quale stabilì i principi fondamentali dell'educazione spartana, e cioè i giovani ed anche le fanciulle appartenenti alla prima classe erano abituati a vivere in comune e la sanità del corpo, attenzione bene, la sanità del corpo era considerata molto importante perché un bimbo appena nato veniva esposto all'aria aperta, perché il suo fisico si robustisse e se appariva gracile o presentava qualche difetto fisico, era esposto sul monte Taigeto perché morisse di fame. Ora, lasciando perdere questa parte, ma il fatto che il sistema immunitario si forma all'aria aperta, questo è chiaro come il sole, Questo appunto. era chiaro da sempre. Sì. E i ragazzi e le ragazze che crescevano insieme erano abituati a faticosi esercizi fisici, corse, gare di lotta, lancio di frecce e di giavellotti. E distinti poi in due gruppi erano affidati a un anziano ed imparavano a resistere al caldo, al freddo, al sole e alla pioggia. E questa slide parla appunto della durezza delle persone di Sparta e cita, Manu, se puoi togliere il numero di telefono, ecco, cita Plutarco nei Moralia, il quale appunto racconta una madre porgendo al figlio lo scudo prima che andasse in guerra, lo incoraggiò così: figlio mio, torna con questo o sopra di questo. Un'altra, invece, porgendo lo scudo al figlio che partiva sempre per la guerra, gli disse: tuo padre l'ha sempre riportato a casa per te, riportalo anche tu oppure muori. Già lì l'inganno era entrato. Era Eh palese. Qui con sì. Sparta siamo già nella guerra. Io ho scritto il libro Quando Troia era solo una città che parla della prima guerra del mondo. La prima guerra del mondo occidentale è la guerra di Troia. Tutto ciò che venne dopo la guerra di Troia era ormai totalmente patriarcalizzato. Il momento, diciamo, della svolta, il momento del rovesciamento del mondo avvenne durante i 10 anni, cosiddetti mitici 10 anni, ma probabilmente erano molti di più, in cui diciamo, fu narrata la guerra di Troia. Ma da quel momento in avanti il patriarca cominciò attraverso la guerra, quindi la guerra era la parte fondamentale, cioè l'uccidere. Diventò addirittura così importante uccidere che venivano date medaglie, oppure venivano recati onori o trionfi a chi uccideva, mentre le donne che partorivano, che pur creavano la vita, venivano considerate sporche. Il parto venne rinchiuso tra le quattro mura, addirittura venne considerato orribile da vedersi, in quanto appunto porta ovviamente la donna a determinati spasimi, a determinate urla, eccetera, eccetera, e questo veniva considerato un obbrobrio. E quindi cominciò l'idea della vergine appunto che non partoriva. Ecco che Eros viene sempre più ristretto, sempre più costretto, fino quasi a scomparire nel mondo di oggi, in cui Thanatos prende tutta la scena del mondo. E Eros, che è l'amore, non è il sesso, perché di sesso ne possiamo avere quante ne vogliamo, basta che sia un sesso basso, meccanico, violento, a base di alcol e di stordimenti, eccetera, eccetera, ma mai, mai guai se è amore, perché l'amore il potere non lo vuole. Perché? Perché è l'unica cosa che il potere non può dominare. E arrivati a questo punto abbiamo appunto capito, cara Mirella, come
la società patriarcale, piramidale, con un capo che gestisce tutto ciò che sta sotto, prese il sopravvento, ed anche la guerra di Troia che hai citato mette proprio un piede, calpesta quella che era la società precedente, proprio perché c'è il trionfo dei Micenei sui Troiani. E questa immagine, questa tua immagine. Sì, questa immagine è importante per far capire come la società piramidale in cui oggi siamo estremamente purtroppo ancora bloccati lì, non stiamo evolvendo per niente, veda un capo, poi un vice capo, un vice vice capo, fino allo schiavo e al vice schiavo, cioè tutto è in forma di sopruso di uno strato sociale sull'altro, e la guerra tra i poveri e i ricchi, tra i maschi e le femmine, insomma, basta, l'importante è che ci sia conflitto. L'altra immagine, che è l'immagine invece delle antiche società matrilineari, che erano delle società cooperative, società di aiuto, di mutuo aiuto, è la società che secondo me dovrà sorgere dalle ceneri di questa orribile società di oggi, violentissima, e dovrà sorgere completamente diversa, però dovrà sorgere capendo, cioè sarà chi lo sa che potrà dare indicazioni, perché altrimenti le persone saranno perse nell'ignoranza totale di come creare un altro mondo. Cara Mirella, io direi che possiamo dire con certezza che tutto ciò sta avvenendo, il risveglio che vediamo nelle masse, nelle persone, va appunto in quella direzione, e non è solo questo che ci racconta ciò, ma ci sono tantissime tematiche che noi trattiamo qui a Saravero, dalla scienza alla mistica, all'astrofisica, che parla del movimento del sole che è entrato in una zona di influenza che sta portando innalzamento vibrazionale. E è arrivato un messaggio proprio per te, cara Mirella, da Paola, che ci dice: grande scoperta stasera, da donna e da madre ne sono davvero entusiasta. Quindi tutto merito tuo, cara Mirella. Grazie, grazie. Volevo anche dirti una cosa a proposito dell'universo. Il fatto, tanto che si chiama universo verso uno, quindi all'unione, ma oltre proprio le leggi fisiche che pur ci spiegano che l'universo sta crescendo, si sta espandendo, quindi gli astri si stanno allontanando l'uno dall'altro, ma come mai non vanno liberi nello spazio infinito senza nessuna meta? Perché c'è Eros, cioè c'è la forza attrattiva che li tiene comunque uniti. La galassia è tenuta insieme da Eros, il sistema del Sole, il sistema solare è tenuto insieme da una forza attrattiva. Tutti i pianeti girano intorno al Sole, sono attratti dalla forza gravitazionale, quindi anche la natura stessa è piena di Eros, altrimenti saremmo tutti sarebbero tutti persi nel caos più totale. Assolutamente. Infatti gli antichi greci dicevano che Eros deriva dal caos ed è quello che mette ordine nel caos. Qui potremmo aprire una finestra, cara Mirella, dalle ricerche del console Perego. Motore. Esatto, esatto. Partire. Chiudiamo allora con il fatto che tu hai nominato Eros, io nomino questa forza che sarebbe l'amore, e cioè la mors, e di conseguenza traducendo la non morte. Ed è il motivo per cui tutto si trasforma e non muore mai, come noi. Noi non moriamo mai perché siamo spirito. E con questo, Mirella, io ti ringrazio. Lascio a te le due battute finali di incoraggiamento a tutti quelli che ci seguono. Sì, io vi invito a capire. I libri servono per capire. Più libri leggerete, più capirete. E quindi non solo i miei ovviamente, ma tutti quelli che sono i cosiddetti eretici, cioè che vanno fuori dal coro, che parlano in un altro modo, che hanno altre visioni, che non sono accademici, ma che sono eretici e io dico anche erotici, perché le due cose vanno insieme, e che vi possano dare altre visioni.
Poi non importa che voi crediate l'uno all'altro, però l'importante è avere una scelta. La libertà è una scelta. Quindi voi sapete la versione A e quella vi dicono che è vera e voi ci credete. Bene, però informatevi anche su una versione B, perché altrimenti non sarete mai liberi di scegliere. Ecco, questo volevo dire. Grazie Mirella, grazie di nuovo. Ci rivedremo più avanti. Per stasera ti saluto e ti ringrazio ancora di Grazie, tutto grazie cuore. Lorenzo, grazie. È sempre un enorme piacere stare con te. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Un saluto a tutti voi, cari amici di Saravero. State tranquilli, state connessi, occhi all'insù che non siamo soli. Buona serata con la programmazione di TVB Studio 85 e ci vediamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora. Ciao.